Ragazzi, siete col video. Fai la dichiarazione alla telecamera. Sali prima, questa gonna per me se l'è tolta. Quale gonna? Questa. Questa. Sami, sì. Fai la faccia arrapata. Non so. Davide, fai la faccia arrapata. Posso far vedere che cosa abbiamo bevuto stasera? Una bottiglia. Prima che io mi togliessi la gonna. Ovviamente, prima che io... Sammy, queste cose non si dicono perché significa che hai dovuto bere per togliertela, quindi non va bene. Il sangue di Giuda. Dai. Immortaliamo questo momento. Davide ha deciso che aspetta, se ne comprerà che... una scofanata. Sangue di Giuda. Sì. Ecco, sangue di Giuda. Sì, sangue di Giuda. Compra anche tu sangue di Giuda. Faccio di Davide. E ti togliere la gonna più facilmente. Figo, dovrei usarlo anch'io allora. C'è l'istituto di vigilanza. Ok, no, ecco. Questo pezzo non l'ho mai filmato. Cioè, non l'ho mai inquadrato. Però prima o poi, in questo incrocio di merda, ci sarà un incidente. Io sarò presente. Stronzi. Io sarò presente e chiamerò il carro attrezzi e guadagnerò 50 euro solo per aver visto l'incidente e aver chiamato il carro attrezzi, come fa il napoletano. Dai, non è possibile fare un incrocio del genere, dai, su, precedenza a destra, cioè dare precedenza a sinistra, no, non esiste. Vabbè, questi due stanno pomiciando. Ragazzi, ufficiale, io domani ho un esame alle 10 e non so un cazzo. Perfetto. Anche sai, prima non sapevo un cazzo, adesso sì. Hai capito cosa ho detto, Miglia? Difendimi, per favore. Sono senza parole. Io sono una brava ragazza. Sembra che abbiamo riso tutte e due. Ragazzi, questo video lo metto su YouTube, lo sapete? Se tu lo metti su YouTube... Non su YouPorn, perché c'è la parte porn di YouTube. Io ti ficco un tube. Sì, ti prego. Super cool. Sì. Chiamiamo tua mamma. Fai presente che sei sotto casa tua. Ah già. Mentre filmi. Inquadriamo la casa. Inquadriamo mentre bacio Sam. Cioè, è casa mia. Inquadriamo la coppia. Che bacio passionale. Vabbè. Questo è un messaggio per Marta, per Giulia e per Silvia. Siete gelose? Cazzi vostri. Lo stavo per dire io. Ma tra l'altro stasera dove sono? Silvia è in Sardegna. Oh! Un applauso per Silvia che è in Sardegna. E che non ha festeggiato come il mio compleanno. Complimenti, bravissima. Per Licia, sottolineando. Giulia? Non lo so. Tu è sparita. Sarà caldo. Nell'ipotesi. Ok, intanto è connessa su Messenger, però non la vedo mai, cioè non la sento mai. Comunque, e Marta? Io mi auguro che Marta invece stia facendo tanti bei puccini. Sammy, non uscire dall'inquadratura, Sammy, mettiti più vicino a Davide. Puccini piccolini, però non credo. Secondo me è lì che sta pensando alla sua tesi e al fatto che il professore gliel'ha letta. Continua a dirle che va benissimo. Che va e lei continua a cambiarla. Però continua a dirgli che l'ha letta, in realtà non l'ha letta. Quindi a lei puzza questa cosa. A lei puzza questa cosa. Quindi in realtà non l'ha letta. In realtà non l'ha letta. No. No. Però sei geniale ogni tanto quando esci con queste macchinette. Vero? Per filmare, sì. Sì. Lo so. Possiamo ancora coronare il finale con un finale proprio. Il cobra non è un serpente. Vabbè, basta, sì, ok? Torniamo seri. Te la scarichi, vero? Domani quella canzone. Domani, sì. Se sale su la scala. No, devo studiare, ragazzi. Cioè, almeno ti metti a studiare. Mi manca mezzo libro. Di più. Aspetta, vorrei riprendere la persona che domani ha l'esame. In faccia. Che domani ha l'esame. Domani, Vigna. Questa ragazza domani ha l'esame. Ha l'esame e. Mamma, perdonami. Non lo farò più. Ecco, vediamo la tragedia dipinta sul volto di questa ragazza. In realtà. Non me ne frega un cazzo. No, diciamo la verità. Dopo sabato sera ho passato una domenica sulle nuvolette rosa a svolazzare e a sbattere. Non sei l'unica che ha passato una domenica sulle nuvolette rosa. E cosa hai fatto tu? Io non ho fatto niente, siamo in tre qua. Cosa ha fatto Davide? Non ho fatto niente. Neanche Davide non ha fatto niente. Diciamo che...